35 rotte nuove, un investimento importante, l'8% di crescita, soprattutto concentrato sulle nostre tre basi principali di Milano, Venezia e Napoli, ma pensando anche al resto del territorio e quindi anche a tutta Italia. Un'occasione oggi per presentare non solo l'investimento, ma anche attraverso i dati presentati alla Sociometrica, una ricerca di mercato, anche quanto in realtà EasyJet sia una compagnia diversa, un esempio virtuoso di come in Italia si possa fare trasporto aereo generando valore per il territorio, profitti per gli azionisti e in ultima analisi crescita sociale e culturale. È un altro esempio di iniziative che noi facciamo abbastanza di consueto per valorizzare il patrimonio locale. In questo caso a Napoli abbiamo deciso insieme al Ministero dei Beni Culturali di fare questa iniziativa che prevede la possibilità per i nostri clienti, per i nostri passeggeri da aprile a giugno di entrare con due biglietti, diciamo, al prezzo di uno per visitare il Museo Archeologico e il sito di Pestum.